caro benvenuto a tutti amici che ci seguite da casa. C'è ancora incertezza nell'aria riguardo alle condizioni meteo. Le previsioni davano pioggia in questa zona, ma per ora lo stadio è stato risparmiato. Certo, quelle nuvole minacciose all'orizzonte che sto vedendo non promettono nulla di buono. Comunque sia, che piova o che splenda il sole, siamo certi che l'atmosfera sulle tribune resterà vivace ed allegra. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Difesa a 4 e centrocampo altrettanto folto per provare a portare a casa il risultato. È un modulo perfezionato nell'epoca d'oro del calcio inglese. Non passa davvero mai di moda e ne esistono diverse varianti. Punta tutto, quasi, sul gioco sulle fasce. Per questo si ha bisogno di terzini non solo dotati dal punto di vista fisico, ma anche tecnico. Nel frattempo la gara è iniziata. Kuzka. Regini. Lungo passaggio in avanti. Kuzka. Kuzka. Il portiere dice di no. Gli nega la gioia del gol. Che parata. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Sbroglia solo parzialmente. Passaggio intercettato. Gioca una palla lunga. Quagliarella, di forza. Si libera la grande. Ci mette il fisico e conquista il pallone. La Sampdoria ha difeso con forza il proprio allenatore dalle critiche piovutegli addosso negli ultimi giorni. Sì, l'allenatore non si è tirato indietro. Ai ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Pallone lungo in verticale. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Kuzka. La Sampdoria sta tenendo alti entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce, limitando l'avanzata degli esterni avversari. E per farlo ripressano alti, in modo da bloccare la loro azione proprio sul nascere. Esatto, bravo. Cercano di costringerli ad abbassarsi il più possibile, con il risultato di limitare i cross e i rifornimenti agli attaccanti avversari. Leris. Keita. Colpisce. Stanno cercando di non subire gol nel bel mezzo del primo tempo, cosa che si è verificata un po' troppo spesso nelle scorse partite. Passaggio, la toglie dalla porta! Poteva essere una conclusione decisiva, ma l'estremo difensore ha fatto il suo dovere. Giggs. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Può segnarci, prova! E Audero chiude la porta! Che parata! Certo, non un intervento di routine. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Libera al momento giusto. Sulla destra. Cross verso il centro dell'area. Ci mette una pezza. Leris. Riconquista la palla. Cercano l'azione veloce. Ramirez. Sicuri in fase di palleggio. Palla tra le linee. Keita. Non ha trovato il tempo giusto per il suggerimento.
intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti, si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Prime fasi della ripresa già in corso. Beh Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo che la gara si accenda. Lloris prova a prolungare. Tocco prudente al portiere. Karsdorp. Passaggio sulla destra. C'è la palla filtrante. Ecco un'occasione di contropiede. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ecco il filtrante per Quagliarella. Vediamo se crossa. De Maio riesce a rubargli il pallone. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Lloris. Keita. Ecco il filtrante per Quagliarella. Keita, ecco il tiro. Un sacco alle spalle del portiere. La Sampdoria ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Keita con questa rete ha aperto il conto dei gol per questa stagione. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Si ricomincia dall'1-0. Sembra che il tè negli spogliatoi gli abbia fatto bene. Un'altra azione in copertura. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Infatti. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Giggs. Hanno ottenuto un fallo laterale. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. Candreva avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Spazza via. Kuzka raccoglie un passaggio dalle retrovie. Passaggio, prova il tiro! Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di nulla. E va a colpo, e il portiere si mette una pezza. Traversone di Kuzka. Pericolo sventato almeno per ora. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Traversone di Kuzka. Para con grande sicurezza. Allontana il pericolo. Roberto. Giggs.
Karsdorp. Scatta verso il pallone. Ci mette la testa. E hanno fallito questa grande occasione per pareggiare. Questo potrebbe rivelarsi un momento fondamentale della partita. Avevano davvero bisogno di quel gol. Giggs riceve il passaggio, è in ottimo, cerca il tiro, gol, non sbaglia. E proprio quando tutti li davano per spacciati, ecco il colpo di scena. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta, la sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Perfetto a parità dunque. La domanda è, ora riusciranno a tenere alti i ritmi e provare a vincere? Ottima pressione la sua, palla recuperata. Tenta la conclusione. Sì, è entrata! Un vero gioiello! Difficile fare meglio! Una conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. La Sampdoria decide per un'altra sostituzione. E così hanno completato la rimonta. Adesso devono solo gestire la situazione. Prova a giocarla in profondità. Scodella in avanti, palla lunga a cercare il compagno in avanti. Cerca di servire il compagno in avanti. È ben posizionato e prova a tiro al volo. Libera tempestivamente. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Palla in avanti verso il compagno. Keita! E sì, trova la rete. Sembrava finita, invece l'hanno ripresa per i capelli. Un contropiede perfetto, niente da fare per gli avversari. Una ripartenza da manuale. Trasformare un'azione difensiva in una manovra d'attacco rapida e decisa è meno semplice di quel che sembra. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Situazione di parità perfetta. Siamo ormai nel finale di gara. Giggs. E l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo. Karsdorp ha la possibilità di andare verso la porta. Chiedono il corner e l'arbitro è d'accordo. Qui c'è il tiro. Allontana il pericolo. Finisce così, non c'è più tempo. Partita che si...